In quanti qua dentro lavorano nella comunicazione? Alzate la mano, alzate la mano. Bravi. Tutti gli altri possono andare, voi che avete alzato la mano ritenetevi miei ostaggi. Devo dirvi una cosa, un paio di cose. Faccio una premessa, metto le mani avanti. Io sono uno di voi, anch'io sono un comunicatore. Io gestisco un sito internet, una pagina Facebook, sono autore televisivo e speaker alla radio. Quindi anch'io, come voi, vivo la vita nella costante corsa a levitare il contatto con un lavoro vero. E quindi... siamo uniti nella stessa battaglia, voi e io, grazie di questo applauso. Ma c'è un ma, è che non so come dirvelo, ma io, cari comunicatori, io vi odio. Vi odio, ed essendo uno di voi, io odio me stesso, è un dilemma interiore che mi divora da tantissimi anni e per questo sono qui, per riportare tutti con i piedi per terra. Ho percepito oggi tanto entusiasmo qua dentro, troppo entusiasmo, se posso dire, totalmente immotivato. Totalmente immotivato. A partire dal titolo di questo TEDx, mettiamo l'uomo al centro della società. Ecco, io a questa cosa non ci credo poi tanto, cioè io... la fiducia nell'uomo, nell'umanità l'ho persa oramai da tanto tempo. Posso anche dirvi quando, ero ragazzino, e vi dico la verità, me la sono andata un po' a cercare, perché mentre i miei amici giocavano a basket, si compravano la mountain bike, oppure imparavano a suonare il piano o la chitarra, io mi scelsi un altro hobby e decisi di fare l'arbitro di calcio. Dirò soltanto che negli anni della mia adolescenza ho ricevuto una quantità di insulti, improperi e minacce di morte che io, la Boldrini e Saviano ce la giochiamo sul filo di lana. Non temo il confronto con nessuno. Io facevo la prima superiore e passavo le domeniche su un campo a sentirmi gridare «devi morire» da uomini e donne che avevano l'età dei miei genitori. Lo capite che il lunedì, quando tornavo a scuola e venivo bullizzato dai miei compagni, per me era comunque un sollievo rispetto a quello che passavo domenica. E perché vi racconto queste cose? Per due motivi. Il primo, non è colpa di Facebook. Mettiamo le cose in chiaro. Non è colpa di Facebook. Questo era il 94. Eravamo stronzi anche prima, ok? Non è colpa di Facebook. E poi, secondo motivo, per chi tra voi è genitore, mandate vostro figlio o vostra figlia a fare l'arbitro di qualsiasi sport. Non è un consiglio così buttato lì. È vero, a arbitrare si imparano tantissime cose, si impara a osservare, si impara a prendere decisioni in fretta, si impara a recuperare mentalmente dai propri errori. E soprattutto si impara qual è il numero dei carabinieri da chiamare quando sei chiuso nello spogliatoio e i tifosi ti aspettano fuori. Anzi, fatelo voi, l'arbitro, per una partita sola. Provateci, anche a livello amatoriale, è utilissimo, soprattutto per chi lavora nella comunicazione. Cioè tutti voi, perché anche se non avete alzato la mano, io lo so e lo sapete anche voi che ci siamo dentro tutti, oggi l'uomo è costretto, anzi condannato, a essere un comunicatore, anche e soprattutto l'arbitro di calcio, perché tu quando all'ultimo minuto in un campo di periferia sullo 0-0 fischi un rigore e sei circondato da 11 uomini che vogliono farti ingoiare il fischietto, ecco lì qualcosa glielo devi raccontare se vuoi uscirne vivo. Ed è così che si diventa comunicatori, per sopravvivere. Nei millenni l'uomo è diventato cacciatore, pastore, poi agricoltore, sempre per lo stesso motivo, per sopravvivere, e oggi è diventato comunicatore, sempre per sopravvivere, perché oggi, qualunque sia il tuo lavoro, saper comunicare le cose che fai è diventato importante quanto saperle fare, anzi, di più, perché non serve a niente fare le cose se poi non le sai comunicare con un linguaggio efficace, ficcante, coinvolgente, soprattutto nella politica, dove si è perso completamente qualsiasi senso della misura, dove oggi uno può svegliarsi e dire una frase tipo «abbiamo abolito la povertà» senza che nessuno lo prenda a scappellotti sul collo qua dietro, forte. Perché oggi non si può dire «abbiamo messo un po' di soldi in tasca di chi se la passa tanto bene, non se la passa tanto bene». Sentite questa frase come arrendevole, come perdente. No, non basta. Oggi devi dire «abbiamo abolito la povertà». Non importa se non è vero, importa che funziona. E funziona. Perché io quando l'ho sentito ho preso una carta da 100 euro, mi ci sono acceso un sigaro.
abbiamo abolito la povertà, funziona, basta che funzioni, perché oggi saper raccontare le cose è più importante di saperle fare. E quando sei veramente bravo, quando le cose le sai raccontare veramente bene, allora le cose non c'è neanche più bisogno di farle. Le racconti e basta, è il passo definitivo. Non fare niente, raccontare che stai facendo tutto. Ce l'abbiamo tutti, un amico, un collega che è così e di solito ha fatto più carriera di noi. Non fare niente, raccontare che stai facendo tutto. È difficile, ma se sei bravo ci puoi riuscire per un po'. Ad esempio, puoi dire a tutti, puoi raccontare a tutti che sai fare la migliore amatriciana del mondo anche se non hai mai cucinato in vita tua. Basta non invitare mai nessuno. Nessuno ti verrà mai a smascherare. Oppure puoi pensare più in grande, puoi inventarti da zero un ristorante che non esiste e con l'aiuto di alcuni amici che ti scrivono recensioni fasulle, farlo arrivare al primo posto su TripAdvisor nella classifica dei ristoranti di Londra. Questa notizia è vera, ha fatto il giro del mondo. Questo ristorante, The Shed at Dulwich, non esiste, non è mai esistito. Primo su 18.000 ristoranti di Londra su TripAdvisor. E la gente telefonava e diceva: vorrei un tavolo, mi dispiace, non c'è posto. E certo che non c'è posto, non c'è neanche il ristorante. E allora come la chiamiamo questa? Ottima comunicazione oppure truffa? Rispondete. Tutte e due. Se dite tutte e due vuol dire che sono sinonimi, attenzione. Mi state dicendo voi che la comunicazione è tanto più efficace quanto più è indistinguibile dalla truffa. Va che silenzio che si è fatto adesso. E questa truffa ha un nome, la parola che ci sta rendendo tutti quanti schiavi: storytelling. Moriremo di storytelling. Moriremo di storytelling. È inutile che applaudiate. Dovevamo sospettarlo fin dal principio. Perché se c'è una cosa che ho imparato è che quando dal nulla esce fuori un'espressione inglese, e mi scuso con tutti gli inglesi in sala che sono tanti, da qualche parte c'è la fregatura. Facciamo un po' di esempi: Jobs Act, Spending Review, Fiscal Compact, Light Lunch, Conference Call, tutte fregature, soprattutto Conference Call. Storytelling, la narrazione emozionale a qualsiasi costo, va bene per tutto, va bene in qualsiasi campo. Altan, che è un genio, l'ha detto benissimo in una vignetta. La narrazione emozionale a ogni costo si applica indiscriminatamente a qualsiasi campo, al racconto delle partite di calcio come a quello delle cialde del caffè, come all'ultimo modello di SUV, oppure il cibo per cani. Vuoi vendere un cibo per cani? Non basta dire che è sano, che è nutriente. No, oggi devi dire così. Alimenta la loro voglia di essere animali. Ah, ridete adesso, eh? Questo spot è tuttora in onda, lo abbiamo visto tutti. E non ci facciamo caso, alimenta la loro voglia di essere animali. Fermiamoci un istante, immaginiamoci la scena: c'è il tuo cane in poltrona con le zampe accavallate, sorseggia un brandy, fuma la pipa, legge un libro, e tu sei lì che lo guardi e fai: oggi Fufi non ha proprio voglia di essere animale, come posso fare? Poi gli dai i croccantini, lui lo mangia, gli viene voglia di essere animale, butta via tutto e corre a trombarsi la gamba del tavolino. Questa è la pubblicità oggi, voi ridete. Voi ridete, ma questi messaggi funzionano e funzionano principalmente per un motivo: perché abbiamo smesso di ascoltarli. Sono troppi, il bombardamento di messaggi e stimoli arriva ogni secondo e sono troppi, non riusciamo più a ascoltarli, allora il cervello ha sviluppato gli anticorpi per ignorarli. E fateci caso, la nostra soglia di attenzione oggi è così bassa per questo motivo, perché ascoltare tutti i messaggi che ci arrivano da ogni direzione sarebbe insostenibile. E il comunicatore, quello che questi messaggi li ha scritti, lo sa che non li ascoltiamo, e un po' ci spera, e gli fa comodo. E gli fa comodo perché allora vuol dire che non deve impegnarsi neanche lui più di tanto. Uno fa il lavoro che faccio io, cerca di scrivere un pezzo comico, si arrovella tutta una giornata, non gli viene una battuta, poi accende la TV, alimenta la loro voglia di essere animali. Bingo!
È meraviglioso, questo dovrebbe prendere in giro la comicità, questo dovrebbe prendere in giro la cosiddetta satira, le cose insensate che diciamo per fare pubblicità, che sia a un cibo per cani, a un partito politico o a noi stessi. Devono prendere di mira queste cose in radio e in TV, ma nessuno lo fa. Perché? Perché non si può. È perché le aziende, gli inserzionisti, i partner, non si può. Vorresti dire delle cose, ma non puoi. E allora ti arrabbi, spegni la TV, esci di casa, mi serve dell'aria nuova, vado a fare una passeggiata, esco di casa e trovo ogni santo giorno sotto casa mia un negozio che ha davanti alla porta questo cartello, fuori dalla vetrina. Ma tu, sano di mente, puoi scrivere eliminazione totale bambino fuori dal tuo negozio, che poi uno si fa anche delle illusioni, uno porta il bambino. Poi scopre che è solo una vendita promozionale e ci rimane malissimo. Vabbè, ma questo lo perdoniamo, è una comunicazione artigianale, è un negozio, se l'è stampato da solo, è un lapsus. Oppure no, oppure l'ha fatto apposta. Oppure lui sapeva che sarebbe finito sui social e in questa slide. Allora ha vinto lui e io sono suo complice. Anzi, ora che ci penso, è davvero così. Era una provocazione. Apro una parentesi. Ci avete fatto caso che oggi non si dice quasi più è una minchiata, ma è una provocazione? L'ultima provocazione del tal artista, l'ultima provocazione dello stilista, l'ultima provocazione del tal quotidiano, sappiamo tutti quale quotidiano, l'ultima provocazione dell'attrice o della cantante. Provocazioni. Le provocazioni finiscono sui giornali, diventano notizie, noi le leggiamo e ci crediamo, e allora hanno vinto loro e noi ancora una volta siamo complici. E magari accanto alla provocazione sul giornale c'è anche una pubblicità così. Il nostro mutuo è vegetariano. Ora, qualcuno che ha studiato lettere, per favore, mi spieghi che figura retorica è mutuo vegetariano. Una sinestesia, è la più brutta sinestesia mai coniata sulla faccia della terra. Mutuo vegetariano, con la coppietta lì, felice, con le verdurine, allegra. Mutuo vegetariano, ma io non riesco a odiare fino in fondo questa pubblicità di una banca nazionale. Per un motivo, perché molte volte il messaggio vero lo si dice senza volerlo. Perché la verità è che quando tu hai firmato un mutuo, tutto ciò che potrai permetterti di mangiare sta su quel tavolo lì. Ma lo capisco, mutuo vegetariano. Perché? Perché è la moda, il salutismo, il mangiare sano, va bene, ci posso stare. Va bene, è sacrosanto dire che stai usando ingredienti naturali quando sei un'azienda alimentare. Va bene, ma anche in questo caso a volte, secondo me, c'è qualcuno che si fa prendere troppo la mano ed esagera. Io sono una persona semplice, ok? A me dici 100% di frutta, mi accontento. Non ti chiedo altro, ma perché ci scrivi di più? E soprattutto, cos'è questo di più? C'è più materia di quanto possa contenerne. Anche qui c'entrano i neutrini, c'è qualcosa. Io ho paura ad aprirlo, perché aprendolo potrebbe scatenarsi un buco nero che fa collassare l'intera cucina, la risucchia dentro. Più del 100%. Non so voi, ma io questo vasetto non lo apro. Mi bevo piuttosto un bicchiere di vino, per esempio di questa bottiglia che mi hanno regalato degli amici. Ecco, qui avete riso, ma l'amico che mi ha regalato questa bottiglia mi ha spiegato una cosa, e giuro che è tutto vero. Le case vinicole, molto spesso per agevolare la fermentazione, usano lieviti di origine animale perché costano meno. Ecco che questa etichetta ha perfettamente senso. Bene, ho imparato qualcosa, non lo sapevo. Ma allora per quale motivo, e io ve lo giuro, la stessa bottiglia ha sull'etichetta posteriore questa scritta: consigliato per gustare carni rosse brasate. Allora. Lo avete capito? Lo avete capito perché vi odio? E qui veniamo all'appello che voglio farvi. Aziende, agenzie, comunicatori di tutto il mondo, per favore, un po' meno. Comunichiamo un po' meglio e un po' meno, ma soprattutto un po' meno. Dovremo pagare ogni parola che usiamo, come si fa per i telegrammi. Dovremo prendere esempio
da uno dei più grandi poeti italiani, Ungaretti, le avete studiate tutte le sue poesie, no? Ungaretti, poco più di 100 anni fa, sul Carso, durante la Prima Guerra Mondiale, in trincea, lui scriveva queste parole: quando trovo in questo mio silenzio una parola, scavata è nella mia vita come un abisso. Lui, nella pausa tra un bombardamento e l'altro, scavava nel silenzio per trovare una parola, una sola, che valesse la pena di essere scritta. E oggi cosa facciamo? Oggi è il contrario. Oggi ci tocca scavare tra le parole per trovare del silenzio, ma il bombardamento è troppo forte, non si ferma mai, non ce la facciamo. Non troviamo più questo silenzio e ci siamo disabituati completamente anche all'idea del silenzio. Persino durante i minuti di silenzio negli stadi noi applaudiamo pur di fare qualcosa, pur di non sostenere il nostro stesso silenzio. Pensiamoci un po' di più a Ungaretti, che è l'uomo che scrisse queste parole che tutti conoscete: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. 100 anni fa, le parole più belle, più dense, più significative mai scritte per definire la precarietà della condizione di un soldato durante la guerra. E dopo 100 anni sono ancora lì, immortali, e sono 9 parole. E noi che siamo gli eredi di Ungaretti, dopo 100 anni, come gli rispondiamo? Sapete però che vista così non è male. E qui veniamo a quello che voglio dirvi, che un po' di silenzio ogni tanto è bellissimo. E lo dico a voi per dirlo a me stesso, perché sono il primo a cui costa fatica e capisco che sia paradossale che queste parole arrivino dopo un pomeriggio così fitto e così pieno di parole. Ma se vogliamo mettere l'uomo al centro della società, dobbiamo innanzitutto restituire valore alle parole, restituire peso alle parole, non sprecarle, non buttarle via. Teniamoci ogni tanto qualche tweet, non diamo pareri su tutto ciò che accade nel mondo, non serve. Teniamocelo per noi, quel commento cattivo che abbiamo scritto su Facebook col ghigno tra i denti, andando fieri di noi stessi, teniamolo per noi. Teniamo per noi le liti, le lamentele, teniamo per noi il sarcasmo a tutti i costi. Facciamo un po' di silenzio, fatelo anche voi, adesso. Lo sentite? Questo è il suono celestiale di una persona che ha un'opinione e se la tiene per sé. È bellissimo. E mentre stiamo in silenzio, magari esercitiamo un po' di quell'attività così fuori moda, come l'ascolto, l'empatia, la comprensione, la condivisione. Perché se vogliamo rimetterci al centro della società, prima dobbiamo metterci un po' defilati ad ascoltare. Se continuiamo a parlarci addosso, non ci muoveremo mai di un passo dal punto in cui siamo, e questo non è esseri umani. Non rinchiudiamoci nei nostri preconcetti, nei pregiudizi. Soffochiamo. Non accontentiamoci di quello che crediamo di sapere. Facciamo a noi stessi un grande regalo. Alimentiamo la nostra voglia di essere umani. Vi ringrazio.